Buonasera. Adesso. Allora. No, siccome ci hanno richiesto di fare qualche altro video, perché ci si sono sgangherati, allora abbiamo deciso oggi invece di fare Ale e Fabri in cucina, va bene? Cuoco con me. E oggi prepariamo la peperonata di Fabri, che io la faccio. Il canavacciuolo. Il canavacciuolo, ascolta. Ti diamo un'altra patata qui, sì. La tagliano insomma a te. Ce la tagliano tante, perciò cercheremo poi di accelerare i tempi, perché diventa noioso questo filmato, caro Fabri. Sì, vabbè. Perché sì. Io in realtà la faccio diversa la peperonata, vi dirò come la faccio. Allora, prima facevo tutto un trito di verdure miste. No, si fa così. Si fa così. E poi con tanto di cipolle, l'aglio e tutto. Poi una volta che l'avevo tritato con il tritatutto, facevo lo sfrittino, il famoso sfrittino. Lo sfrittino, è costume. Dopodiché, una volta lo sfrittino, uno ci butta anche i peperoni, che nel frattempo l'avrebbe dovuto spellare, ma poi non lo facciamo quasi mai. E quando dopo un po' che cuoce il peperone dentro lo sfrittino fatto con le verdure, ci si mette le patate, capito? Le patate, ma le patate vengono dopo. Perché devono... quelle vanno messe dopo, certo. Allora perché le tagli ora, caro Fabri? Ce lo dica. Cioè, ora avresti dovuto fare, ma così sono tutte bucce. Ah, sì. Ora, che fai? Ma vedi, non è così che si fa, È sbagliata questa lezione di cucina. Non è fatta molto bene. Io lo faccio così, La fai così. Allora illustraci come la fai, perché io la faccio diversa. Secondo me io la facevo. Basterà queste patate qui, sì, vero? Sono 1, 2, 3, 4. È un pallone grosso, così meteorite. Va bene. Allora, a questo punto, quindi, come procede il nostro amico canavacciuolo Biagini? Allora, procede. Allora, rileviamo le carote. Qui perché ho sbagliato. Comincia bene. Ha sbagliato. Allora le sfrigo. Con le carote, però tagliate un po' più fini. No, va bene così. Allora, io ragazzi, non si farà mai una buona scuola a questi nostri amici ascoltatori di come si fa la peperonata. Io lo faccio così, poi. Se non ti piace, sono andato fuori dallo scuotamento. Devi far vedere. Ci siamo qui, ecco. Ecco, così taglia. Qui si fa, taglia le cipolle. Le cipolle. Ecco. Così. Un pochino taglia le cipolle, tutti a piangere e a disperarsi. Allora. Tagliamo le cipolle così. Invece avrebbero tagliato. No, va bene così. Ma fa che. Così va bene. Tagliale. Quante ce ne metti? Una sola? Una, sì. Sembra un pochino poca. Vieni? Una o no, una va, se voglia. Taglia le cipolle. Le carote. Ci sarebbe stato bene anche il sedano, ma lui ha detto te lo mangi te. Sì, certo. E allora non abbiamo messo il sedano perché. Ok? Ok. Poi si sfrigge nell'olio. Che fa tanto bene al fegato, fra l'altro, cioè, vi rende snelli. Oh, no, puzzo di cipolla, E praticamente, dopo che è stato sfritto, va tagliato il peperone a strisciolini. Sì, quello. È vero, ti torna anche sì, nella sua ricetta, certo, torna così, certo, sì. Torna anche nella sua ricetta, allora siamo già sulla buona strada. Io potrei, per esempio, per aiutarti, sì, tagliare i peperoni a striscioline. Va bene. Ecco, va bene. Allora, io di condimento ci metto questo. Tanto avete tutta la giornata da perdere. Questo oggi, è il mio segreto. Ecco, fatto, ciao. Il tuo segreto? E allora se è un segreto... Sì, ma non lo dice nessuno. Qui però, caro Fabri, ogni vanno risciacquate purtroppo, perché i semini non ci devono essere i semini. Ma i semini io ce li levo, non con le cose qua, ce li levo io di mezzo, io! Oh! Sì, io li lavo per le valli. No, io le sedio, non ce l'ho, non li lavo lavate. Per le valli, li lavo per le valli. Io non l'ho mai lavate, fai troppo casino a far così! Quindi, noi tagliamo a striscine. E mettiamo tutte le striscine in un piatto. Va bene? Va bene. Dopodiché
E qui intanto passano 20.000 anni perché amati siano tutte quelle striscine. Ma non esiste una macchinina di quelle No, ma che fai, che fanno i Ciccio? peperoni a striscine? Ma le Perché... striscine falle così e via, no? Ma io le facevo precise come nella foto. Sì, vuoi il metro anche? Puttana, anche il metro. Vedi, eccole qui le striscine. Che tanto questi poi si ristringono. Si ristringono. Sì. Fabio, bisogna che ti sposti la... Ecco, però ci ripreso qui perché se no... Ripresa. E se Ah, no, scusa, non non possono vedi. vederti mentre che prepari la fantastica peperonata. Sì, ora si fanno tutti a pezzettini così. Ma che non mi si bruciano le No, ma cipolle! io non ho capito, Soffritto? ma la fai te o la fai io? No, Ma... stai attento che non mi bruciano le cipolle, no? Vai, faccio vedere. Tutti questi, no, faccio vedere, non si vedono. Tutti questi, no, questi qui. Poi però devo tagliare anche questi qui. Poi devo tagliare anche questo qui. La fa per un altro grill, praticamente. Non per una famiglia, per un altro grill. Ah, mamma mia, va, la Dai, santa... dai, andiamo! Santa pazienza! No, via, e te ora? No, sennò mi vola tutta la roba prima, via. Ma che vuol dire? Oh, no, sta già parlando tutta la roba! No, perché dopo mi si brucia la cipolla. Perché? Cipolla, cipolla! Mi si brucia Che la fa da cipolla. interpretabile? Interpretabile la cipolla! Mi si brucia la cipolla! Ok, quindi voi intanto potete anche... Ho fatto un casino. Potete anche andare a fare una giratina, poi tornate dopo a pronta, perché mi sa che ci vuole un pochino di tempo prima di riuscire a mettere i peperoni nella peperonata. Qui si leva questo torsolo e si tagliano così a caso, senza guardarli neanche. Ma certo. Ma certo, ora tocca a quello giallo. Li devo trattenere perché sennò si annoiano, hanno ragione. Ora è quello giallo che è tutto diverso, quello giallo, tagliare un peperone giallo è tutta un'altra cosa, quello rosso è lo giallo, Vado a trattenerli, sennò si annoiano, hanno ragione. Allora, mentre io sto tagliando, allora no, ricapitoliamo questa fantastica ricetta. Mentre io sto tagliando i peperoni a striscioline a caso, Io faccio le patate a cubetti. il Fabio invece fa le patate a cubetti, a me me le fa a caso e lui le fa a cubetti. E nel frattempo ci abbiamo sopra il fornello che sta No, friggendo. l'ho spento, l'ho spostato. Io sarei che togli anch'io, Sarà perché meglio. te... Ha già Dov'è? fatto tutto a cubetti, bravo lui. Certo. Ma dov'è la spazzatura? E nella spazzatura. Me lo metti qui? E praticamente, che volevo dire? Abbiamo sfritto già la cipolla e la carota. Ci No, che sarebbe... carota, però non ci mette ancora. E la carota, scusa, La carota Fabri, viene ma dove l'hai bollita. messa la carota? Guarda, è sempre lì. Ah. La carota viene fatta bollire tutto insieme con la roba. Va bene. Allora abbiamo messo soltanto a sfriggere le cipolle. Cioè, per ora abbiamo fatto solo questo. È veramente una ricetta. È una ricetta fantastica. Mentre che friggano e si attaccano anche al tegame le cipolle e diventano che sanno di bruciato, No, l'ho spento! Io l'ho Nel spento, non sono frattempo bruciato noi niente. tagliamo ancora a striscioline, però chiaramente a caso, a Certo. striscioline queste cose, questi Questo peperoni. peperone. Ecco, a striscioline a caso però, li sto già anche controllando anche troppo, a caso. Così. Per ora però me ne manca sempre tre. Fa qualcosa, fai, perché io mi sono già Guarda, perso. sono fatti qui! Ah, perché uno già più E si voglia, taglia, via. eh. No, invece mi diverte tantissimo. Si taglia Guarda, sta zitto. questi peperoni a modo, ecco, così. E tu devi servire per te. Ora poi dopo che si spaccia, Vale. poi
Ricordiamoci che ci vuole anche la passata di pomodoro. Ce l'ho, eccolo lì, l'ho messa fuori. L'ha già messa fuori la passata di pomodoro. E nulla, perciò ora noi abbiamo fatto praticamente già tutto. La peperonata è pronta e gustatevela. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Sì, c'ho il pomodoro. Ma... tutto, buttiamoci tutto allora. Io vado. Sì, sì, tutto, tutto, tutto. Secondo me la pentola è un po' troppo piccolina. No, no, se piccolisce i pomodori. Sì, e quelli pomodori. Lì. Piccolisce i pomodori. No, i cosi. I cosi. Questi qui. Ok. Noi allora mettiamo dentro a questa pentola tutti i peperoni che prima si ripiccioliscano perché non c'entrano. Io volevo dirvelo. Ecco, è voglia di pigliare di mettere dentro, non c'entra. Vai! Ci l'avevi messa qualche buccia perché c'è qualcosa che non ho levato, vedi? Ah, no, vediamo bene. No, ma tanto... no, una pentola più grande mi ci vuole. Ce l'avevo detto io, che ci voleva una pentola più grande. Ci vuole una pentola più grande. Perché sei? Sì. Dove sei andato? Ta-ta! Perché sei più grande ancora? Questa è bella, è anche una bella pentola, Un bel tegame. Un bel tegame, Ok. Va. Oh, hai visto, c'è entrata tutta. Facciamole vedere come c'è entrata tutta. Aspetta! Perché dovete vedere anche il risultato. Vai. Di come si fa la peperonata. Ora, se lo sapevo, mi facevo anche la barba stamattina, ma è lo stesso. Vai! Aspetta, guarda. Questo è un bel... questo ecco, è tutto qua dentro, un mescolotto. Tutto bene, mescolotto. C'è anche già le patate, ma sono già state sfritte. Va bene? No! No, le patate no! No, non è vero, non erano state slitte. Vieni, tieni. Solo la cipolla. Insomma, metti sul fuoco. Oh! La peperonata è finita. Ora deve cuocere per quante ore? Anche sole. Tutto il giorno. Sì. Ci sta mettendo la passata di pomodoro. E quella che avevo comprata... passata di pomodoro? Sì, avevo comprato la discount albanese. La salsa di pomodoro. Va bene? Ok, ecco la mescola, vedi, con un pochino d'acqua e ce la butta dentro. Però quante volte, questa è la domanda che volevo rivolgere al nostro Cannavacciuolo Biagini. Va coperto, va coperto, ma quante volte andrà mescolato perché non si attacchi? No, non si attacca perché c'è l'acqua. Non si attacca perché c'è l'acqua, ha detto. Ok, quindi non abbiamo più problemi, allora siamo a posto. Sì. Bravo Cannavacciuolo. Allora noi a questo punto... aspettiamo che sia pronta fra tutto il giorno, ci vuole tutto il giorno, e poi quando è finita vi si fa vedere. Ecco, va bene? Ok. Ecco, oh, bravissimo. Ora venga qua, caro Cannavacciuolo Biagini, perché dobbiamo fare i saluti della puntata finale. Ciao. No, come...